Ciao, oggi per la gioia di qualcuno, non so, forse molti, forse pochi, di quei pochi che mi seguono, non ho la divisa militare, perché mi dicono, se non sei militare, cos'è mica il carnevale ancora? Ok, però il cappellino ce l'ho per dispetto, perché comunque. Io ho sempre ritenuto che, dice il proverbio, male non fare, paura non avere. Non è esattamente così, perché come vedete anche quando non fai male capita che devi avere paura perché comunque non chiaramente per le critiche non fanno paura. A volte sono anche utili se sono costruttive, se non sono costruttive sono semplicemente stupide e quindi non gli si dà peso. Però può capitare che bisogna anche avere paura senza aver fatto del male a nessuno, perché ci sono in giro comunque persone che non essendo brave persone possono commettere, d'altronde ad esempio nelle estorsioni che si fanno nei negozi o nelle attività imprenditoriali, soprattutto al sud. Se uno svolge il proprio lavoro e si vede entrare 3 o 4 energumeni che pretendono il pizzo fornendo una pseudoprotezione, voi capite, senza aver fatto nulla di male, tu non hai fatto nulla di male, ma devi comunque avere paura, perché poi ci possono essere i pestaggi, le distruzioni, e varie cose. Ma non è questo il discorso che volevo fare. Stasera, anzi stanotte, è un discorso che volevo fare da tempo, ma molto complesso, e che riguarda, è a metà strada tra scienza e religione. E cioè, sgombrando il campo, io perlomeno, i discorsi sui libri cosiddetti sacri. Perché sgombrando il campo? Perché sono scritti da uomini. La Bibbia, i Vangeli, il Corano, i vari libri indù, il confucianesimo, qualsiasi cosa, sono scritti da uomini. E bisogna sempre inquadrarli nel tempo in cui sono stati scritti. Dovete capire che l'umanità è andata, che lo si ammetta o no, progredendo, con delle battute d'arresto, non c'è dubbio, però progredendo, almeno nella sua organizzazione. Ora, come ben immaginate, ben sapete, ci sono crimini che vengono commessi anche violenti, e io sono il primo a dirlo. Molti dei miei video sono incentrati su questo tipo di problema e sulla difesa personale. I crimini vengono commessi, ci sono organizzazioni che si costituiscono appositamente per commettere crimini. Ora, voi immaginate una società in cui non c'è uno Stato, in cui quindi è. Le persone non hanno cultura, la maggior parte sostanzialmente, ci sono molti meno freni morali, se così possiamo dire. E allora qual è il modo per tenere almeno un pochino a bada questa popolazione? È intimorirla con la religione, scrivendo dei testi sacri, dicendo che sono stati vergati direttamente dalla mano di una o più divinità, e gli interpreti ed estensori di questi testi sono ministri ispirati direttamente dal cielo o da sottoterra, dipende, non è che tutte le divinità sono per forza celesti. Il discorso che vorrei fare invece è un discorso ateo, vi starete chiedendo. No, non è un discorso ateo.
Al massimo potrei dire agnostico, ma neanche agnostico. E questo riguarda in particolare il multiverso, cioè la trama, il tessuto spazio-temporale in cui siamo immersi, di cui facciamo parte. Noi non siamo. Questo è un grave errore che tendiamo sempre a fare. Noi pensiamo di essere qualcosa di altro che vediamo, una specie di mondo esterno in cui noi siamo semplicemente spettatori. No, non è così. Noi siamo il mondo stesso che osserviamo. È chiaro? E questo ha implicazioni enormi. Basti dire che le cellule di cui siamo composti, molti lo sapranno questo, ma molti no, ne sono sicuro, le cellule di cui siamo composti sono costituite da atomi, atomi complessi, che derivano da una fornace stellare che esplose in supernova miliardi e miliardi di anni fa, prima della formazione del Sole e del Sistema Solare. Quindi la frase siamo figli delle stelle ha una valenza reale. Quando l'universo si è formato, e adesso ci torneremo sopra su questo argomento, era quasi tutto idrogeno. Idrogeno in una parte piccola di elio. Per avere i costituenti fondamentali più pesanti di cui noi siamo formati, di cui le rocce, di cui la nostra terra, i pianeti, tutto quello che noi vediamo ed amiamo, è stato necessario che una stella molto grande morisse in supernova e al suo interno producesse tutti questi elementi che poi si sono raccolti nel disco solare in formazione, disco stellare in formazione che poi ha dato origine al Sole e al Sistema Solare. Questo sembra un discorso già molto complicato, ma in realtà io voglio andare molto più a fondo di così. Questo lo dico per quale motivo? Non vorrei sbagliare la cifra, però mi sembra che noi siamo costituiti a circa 10 alla 28esima atomi. Se mi sbaglio, comunque non di molto, quindi una cifra molto molto grande. Che cos'è che ci dà la vita? Che cos'è che differenzia un 70-80 kg di materiale, di 10 alla 28esima atomi di una roccia o anche di, non so, di umido, di spazzatura umido, quindi materiale organico, da un essere umano o anche un essere vivente, un animale, quello che volete. Cos'è la differenza? La differenza è l'organizzazione che c'è negli atomi. Allora, vedrò di essere più chiaro. Se noi mettiamo 10 alla 28esima atomi in una scatola bella grande, mettiamo 70 kg di materia organica, tutti i componenti che costituiscono un uomo, li scendiamo solo come componenti, li mettiamo in una scatola, ok? Sono 70 kg di roba. Cominciamo ad agitarla questa scatola. Chiedo scusa, ma è inverno. Quante possibilità ci sono che agitando a caso questa scatola ne esca fuori un uomo? Voi direte nessuna. Non è proprio così. In realtà c'è una possibilità su molti, 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 molti miliardi di fallimenti. La differenza è che agitando una scatola, la probabilità, ed questa è una parola chiave, che quei 70 kg di materiale vengano rimestati a caso e non diano vita a nulla, è enormemente più elevata rispetto a che, rimestando sempre a caso,
ricostituisca un uomo oltretutto con i suoi ricordi, con il suo carattere e tutto quanto il resto. Questo che cosa ci dice? Che c'è una struttura dietro, un'organizzazione. Quindi la vita sostanzialmente è un'altissima organizzazione della struttura con cui sono posizionati letteralmente gli atomi. Basta veramente poco per cui questa struttura si degradi, venga, diciamo, fagocitata dall'entropia, e cioè dal disordine, che la vita come la conosciamo viene meno. Pensiamo ad un cadavere, no? Ad esempio, è morto a tutti gli effetti, eppure anche lo stesso cadavere è enormemente, enormemente più complicato di un ammasso di 70 kg buttati a casaccio. Voi potete stare lì miliardi di anni a smuovere questi 10 alla 28esima atomi e non vi verrà mai niente di simile, molto probabilmente, nemmeno ad un cadavere, cioè un morto che non ha vita, però non vi verrà niente di simile. E quindi deve essere ancora più complessa la cosa. Questo discorso l'ho introdotto per farvi capire che noi non siamo un qualcosa di etereo che viene da chissà dove, o perlomeno non c'è la necessità di suggerire questa ipotesi. Il fatto è invece che c'è una probabilità minima, ma esiste, diversa da zero, e una probabilità diversa da zero significa che in un numero infinito di prove quella probabilità, per quanto piccola, accadrà, e non accadrà una volta, ma infinite volte, e gli infiniti giocano brutti scherzi, bisogna imparare a gestirli. Noi quindi facciamo parte del tutto, non siamo qualcosa di esterno. Perché dico questo? Allora, ricapitoliamo ancora. Abbiamo parlato di noi adesso. E abbiamo capito, spero, mi auguro, che noi facciamo parte dell'universo, non siamo spettatori esterni così. Quindi noi siamo l'universo, lo siamo ovviamente come lo è una roccia di Marte, come lo è l'omino verde che abita ad Andromeda o in qualche altra galassia. Quindi, se ci ragionate un attimo, la nostra intelligenza, quella scintilla di razionalità, rappresenta un po' come se l'universo prendesse coscienza di se stesso e, prendendo coscienza di se stesso, ammirasse se stesso. Noi siamo molto curiosi, vogliamo scoprire tutto. Guardiamo al passato del nostro universo, al suo futuro, e lo guardiamo ovunque, sia dal punto di vista temporale che spaziale. E quindi è come se l'universo cercasse di scoprire se stesso. È come se ad un certo punto dell'evoluzione, non nostra, ma dell'universo, ma comunque anche nostra alla fine, un occhio metaforico emergesse e si guardasse attorno. E quell'occhio siamo noi. Noi piuttosto che, non facciamo troppi terracentrici, noi piuttosto che qualche altro essere intelligente, o anche non intelligente. L'intelligenza non è mica, non lo sappiamo, ma perlomeno adesso gli esempi ce n'è uno solo, noi. Non è un destino. La vita sulla Terra è andata avanti miliardi di anni senza essere intelligenti, quindi potrebbe, se non ci sono le condizioni, un pianeta rigogliosissimo
nascere e infine morire la vita su quel pianeta senza che si sia mai sviluppata, non ci sia stata l'occasione o la necessità di una vita intelligente. Poi questione di vita, questione di intelligenza, insomma, è una cosa che noi non capiamo bene, nemmeno noi, gli studi di neuroscienza non hanno chiarissimo che cosa sia la coscienza e l'intelligenza, quindi questo è un discorso che tralascio perché non conosco, ma non lo conosciamo proprio come umanità, quindi non avrebbe senso affrontarlo. E però c'è un altro problema, c'è il problema della fisica quantistica e della relatività generale, la teoria delle stringhe, eccetera. Su cui è meglio non addentrarci. Il problema, però, su cui forse è meglio un attimo spendere due parole, è il fatto che questo universo sembra dannatamente favorevole allo sviluppo della vita nostra, perlomeno. È vero che ci sono in gioco forze enormi, distruttive, che possono spazzare via noi. Abitiamo tranquilli, le nostre maggiori preoccupazioni sono il lavoro, le bollette da pagare. Se siamo proprio un po' più informati, è la politica, le guerre, le rivoluzioni, la fame nel mondo. Ma tutte queste cose potrebbero essere spazzate via in un lampo, e senza neanche che ce ne accorgiamo, perché se una forza arriva alla velocità della luce, non c'è nessun tipo di preavviso. Nessun radiotelescopio o telescopio ottico potrebbe prevederlo. È molto improbabile. E il nostro segreto è lo spazio, un'enorme quantità di spazio che ci lascia relativamente tranquilli nel nostro cantuccio, questo piccolo granello che è la Terra, attorno al suo sole così tranquillo, così caldo, caldo il giusto. E quindi perché le condizioni su questo universo sono così favorevoli? Non è così scontato. C'è la cosiddetta chiedo scusa adesso un attimo, non mi sovviene una costante di Einstein, insomma, quella che in pratica è una sorta di forza repulsiva, che si dice sia talmente bassa ma non uguale a zero. E ci si chiede perché? Perché se basterebbe un valore solo lievissimamente superiore che le stelle non avrebbero potuto formarsi, già ora ci sarebbe stato, in pratica l'universo sarebbe stato, la sua trama sarebbe stata completamente disgregata. Il segreto quindi quale potrebbe essere? Il segreto. Ipotesi, non parliamo di segreti su cose che non. Un aiuto ci può venire dalla teoria delle stringhe. Le stringhe praticamente sarebbero delle. È difficile spiegarlo, non lo so, cioè, nessuno lo sa con esattezza, perché è una teoria che si sorregge quasi esclusivamente dal punto di vista matematico. Anche rappresentarla è molto difficile. Rappresentarla come si fa? Voi sapete che ci sono le molecole, ci sono gli atomi, all'interno degli atomi ci sono la nube di elettroni, poi protoni, neutroni, dentro protoni e neutroni ci sono i quark. Ebbene, le stringhe sarebbero all'interno dei quark. Ma non è ben chiaro che cosa siano queste stringhe. Quello che si sa, che si ritiene, se la teoria regge, funziona, è che le stringhe non sono semplicemente dei fili che a forma di stringhe, no, vibrano queste stringhe. È una vera e propria musica delle sfere, possiamo dire. E questa vibrazione può assumere configurazioni diverse, a seconda delle configurazioni che assume, cambia. Tutto può cambiare l'intero universo. E la cosa strabiliante è che le configurazioni che possono assumere queste stringhe
è niente di meno, non svenite sulla sedia, di 10 alla 5 centesima. O 550esima, adesso non ricordo, ma quando abbiamo a che fare con numeri così immensi, è praticamente impossibile anche solo. Cioè, va molto al di là della comprensione umana. Numeri del genere vengono trattati solo così, matematicamente, ma senza alcuna utilità pratica. Sarebbe 1 seguito da 500 o 550 zeri a seconda della formulazione che si vuole usare. Con numeri così mastodontici, voi capite che anche smuovere a caso 10 alla 28esima atomi di materiali organici ci sarà sicura, quasi sicuramente, e parecchie volte, bisognerebbe fare i calcoli per vedere le varie configurazioni, ma vedrete che la probabilità ci direbbe che è praticamente certo che verrebbe fuori un uomo muovendo a caso un uomo vivo con ricordi creati così nel nulla, semplicemente per la struttura che si è andata formando tra quegli atomi. Quindi, niente di meno, potrebbero esserci 10 alla 500esima universi fuori, ognuno con le sue leggi fisiche, con le sue dimensioni, è difficile immaginare come potrebbero essere, anzi direi impossibile. Più di questo noi non possiamo andare, perché già dicendo che vi erano le leggi, che potrebbero variare le leggi fisiche, come viene fuori? Non è che ci capiamo più granché. E il fatto è che potrebbero non cambiare nemmeno solo quelle, ma la struttura stessa di quello che ne viene fuori. Perché lo spazio-tempo è una trama, potrebbe non esistere nemmeno qualcosa di assimilabile a quello che noi chiamiamo spazio-tempo. Quindi, secondo le teorie più recenti, ovviamente non ci sono prove empiriche, questo è chiaro, il multiverso potrebbe effettivamente essere infinito. Cioè, non come l'universo che ha il suo Big Bang, l'universo nasce all'interno dell'universo e noi siamo qui, belli relativamente tranquilli, che viviamo una vita complessa, perché il nostro universo è uno dei pochissimi, sicuramente, che ha queste caratteristiche. Ma negli altri universi? Beh, negli altri universi non c'è nessuno ad osservarli. Non c'è nessuno a chiedersi: ma perché questo universo è fatto così? Se un universo non ha le condizioni, non sviluppa esseri senzienti. Ecco perché noi ci chiediamo: ma com'è bello il nostro universo? Così, così favorevole alla vita. E quindi dobbiamo spostarci di un gradino, non è il nostro universo, ma il multiverso, che è il tutto. E siccome si dice che sia infinito, che non abbia inizio, non abbia fine, ma che esattamente come noi vediamo nello spazio vuoto, per chi conosce un po' di fisica quantistica lo sa, lo spazio vuoto non è vuoto, ma è un ribollire continuo di particelle virtuali che si creano, si annichiliscono, ritornano, non ritornano, ma insomma altre con caratteristiche uguali e spariscono. Alcune riescono a fuggire, si creano e così. E si ritiene che il multiverso sia la stessa cosa, ma non siano semplici particelle, ma gli interi universi che vengono a crearsi. E chissà se poi dal nostro universo non si creino altri universi. Ad esempio, ho letto una volta,
Ma io non sono un matematico, quindi non prendete con beneficio di inventario perché non ho potuto verificare matematicamente questa cosa. Ho letto che se andassimo a fare un calcolo della materia, che sia quella visibile che quella che dovrebbe essere presente, materia oscura, eccetera, all'interno del nostro universo, e si calcola la sua dimensione, noi potremmo essere all'interno di un buco nero. Cioè l'universo potrebbe essere un buco nero. E se ci pensate, l'orizzonte degli eventi è qualcosa di molto simile a quella barriera di luce oltre la quale noi non possiamo vedere. Perché noi non sappiamo quanto sia grande effettivamente il nostro universo. Dopo il Big Bang c'è stata l'inflazione, non sappiamo neanche se l'inflazione continua tuttora, al di là dell'universo visibile. Ma noi in ogni caso più dell'universo visibile non possiamo accedere. Quello è il nostro orizzonte degli eventi. Quindi se l'universo è il multiverso, scusatemi, è infinito e realizza tutto quello che può essere, che può esistere, tutto, e per tutto intendo anche cose che noi non possiamo neanche immaginare, non solo leggi fisiche completamente sballate rispetto a quelle che conosciamo, che assumono i valori più assurdi, tutti i valori possibili. Ma, come vi dicevo prima, che assumono caratteristiche per noi totalmente incomprensibili. Incomprensibili. Insomma, tutto l'esistente da qualche parte esiste. E allora è quello il discrimine tra il nulla, e il nulla non è uno spazio vuoto, ve l'ho detto anche prima, perché nulla non significa spazio vuoto, perché anche lo spazio vuoto più spinto in assoluto ci saranno sempre queste bolle, queste particelle virtuali che si creano dal nulla. È una caratteristica della fisica quantistica. Noi non possiamo conoscere neanche un punto dello spazio talmente bene che violerebbe la nostra conoscenza della fisica quantistica, diventerebbe deterministica se noi sapessimo che un punto dello spazio è completamente vuoto, lo conosceremmo perfettamente e non è possibile. C'è sempre l'indeterminazione di Heisenberg. Quindi il nulla è il nulla, effettivamente è ciò che non esiste, non c'è, mentre quello che c'è è ciò che esiste. Ed assume qualsiasi forma possibile e inimmaginabile. Quindi anche non solo possibile, ma anche impossibile per noi, perlomeno. Quindi il discrimine non è tra un universo che si crea e poi pian piano ci accompagna come noi nel tempo e non si sa dove va a finire. No, il discrimine è tra ciò che è e ciò che non è. Il multiverso semplicemente c'è, punto. La nostra coscienza si fonda sul tempo, ma è la nostra coscienza non inficia quello che esiste. È un discorso difficile, me ne rendo conto, non è facile. Ma già la relatività generale ci ha insegnato che